Siamo tornati in studio pronti per affrontare un nuovo argomento, un argomento che ci è arrivato da una segnalazione di una cittadina e anche di altri cittadini in realtà, ma in particolare la signora che stiamo per ascoltare ci ha portato a questa importante attenzione, ci ha fatto portare all'attenzione questo, diciamo così, disagio che vivono alcuni cittadini, in particolare nella zona di Via Crispi, Via Giotto. Si tratta appunto di una richiesta, quella di ripristinare una fermata dell'autobus. Quindi noi insieme a Riccardo Ciccarelli siamo andati ad ascoltare proprio la richiesta di questa signora e saluto intanto i nostri ospiti per parlare di questo argomento. Abbiamo chiamato l'assessore Alessandro Casi del Comune di Arezzo, benvenuto, ben ritrovato a Spunti e Spuntini. Grazie ancora per l'invito, è sempre un piacere. Bene, e poi abbiamo anche Luca Nicchi che rappresenta appunto Autolinee Toscane per la sede di Arezzo, anche con lui avremo modo di parlare proprio per capire se è possibile dare una risposta a questa segnalazione. Andiamo a vederci allora il servizio di Riccardo Ciccarelli e poi torniamo in studio. Allora, io voglio la mia comodità. Voglio la corriera che si ferma qui. L'appello arriva direttamente dai cittadini che, come la signora Filomena, fino a qualche anno fa utilizzavano frequentemente la fermata dell'autobus situata all'inizio di Via Crispi, nella direzione che da Via Giotto prosegue verso Piazza Guido Monaco. Da quando la fermata è stata tolta per molti utenti del servizio di trasporto pubblico appartenenti alle fasce più fragili della popolazione, sono sorte alcune difficoltà. Sono infatti aumentate le distanze. Nella stessa direzione di marcia le fermate si trovano attualmente in Via Giotto o sotto i portici di Via Roma e percorrere alcune centinaia di metri in più per persone anziane o che hanno difficoltà a camminare può costituire un problema. È troppo lontano per le nostre persone che siamo anziane, è troppo lontano. Via Giotto, Alpino, bisogna scendere e attraversare la strada tre volte, Via Guadagnoli, la strada si piglia la 4 e la 6 non c'è bisogno di attraversare, però si attraversa una volta la strada, capito? E se no scendere ai portici. Si rinnova dunque da parte di questa specifica fascia di utenza, che costituisce la porzione più cospicua di chi si serve di questa tipologia di trasporto pubblico, la richiesta che la fermata di Via Crispi venga ripristinata. Ecco, allora abbiamo sentito con semplicità insomma, la richiesta della signora che è portavoce in realtà insomma, di un gruppo di cittadini che chiedono che venga ripristinata questa fermata all'interno della città di Arezzo e noi ci siamo permessi ecco, di chiedere alle istituzioni se di fatto questa richiesta può essere accolta. Allora partiamo per una risposta diciamo, alla signora dall'assessore Alessandro Casi perché poi ci hanno spiegato appunto anche da Autolinee che di fatto è il comune, l'amministrazione che decide dove posizionare le fermate degli autobus, poi certo in collaborazione con il gestore del servizio dei trasporti. Prego, assessore Casi, è possibile accontentare quindi la signora? Ma sì, allora questo è un problema che nasce da lontano perché da quando furono appunto rifatti i marciapiedi con i boulevard furono allargati inserendo poi quella che è secondo me quella che è stata la vera problematica, quella della realizzazione della nuova pista ciclabile appunto che collega Via Crispi. E in quel caso dopo i lavori non fu reinstallata quella che era la fermata appunto in questione che ci è stata espressa nell'intervista. Effettivamente è diciamo un servizio che oggi non abbiamo e che a fronte di una richiesta sicuramente legittima, conosciamo bene appunto i problemi che possono avere anche le persone anziane. Per me appunto non ci sono problemi. Tra le altre cose, nella realizzazione del marciapiede, dell'infrastruttura, è già stata fatta, predisposta quindi per una fermata, la realizzazione di un attraversamento appunto pedonale che va a mettere in sicurezza
la persona che scende dall'autobus e dovrà andare appunto a quella che è la fermata. Sicuramente la soluzione tecnica, poi dopo ci sarà anche a Torino Toscani che ci dirà meglio sicuramente come stanno le cose, però penso che si riesca a risolvere. Da parte mia, quindi dalla parte politica, non ne vedo di problemi. Insomma. Ecco, quindi insomma possiamo rispondere positivamente a questa richiesta che arriva dai cittadini. Andiamo a sentire, ecco, invece per la parte della fattibilità tecnica anche Luca Nicchi, dicevamo rappresentante per Autolinee Toscane per la città di Arezzo. Ecco, come sarà possibile ripristinare questa fermata? Ecco, per quanto riguarda questa fermata la dobbiamo valutare se ci sono le condizioni di sicurezza e se, se rispettiamo il codice della strada. Quindi dovremmo fare un sopralluogo sempre con l'assessore e con i tecnici del comune e verificare, ecco, la fattibilità di poter ripristinare la fermata. Questo, ecco, valuteremo nel proseguo. Ecco, quindi diciamo nei prossimi giorni vi state organizzando, ecco, per questo sopralluogo. Sì, noi stiamo, diciamo, in contatto oramai quotidianamente, posso dire, perché stiamo portando avanti quella che è la nuova gestione, quindi il nuovo servizio del trasporto pubblico locale, tant'è che stiamo facendo anche alcune valutazioni sulle linee, perché ci saranno chiaramente delle modifiche con il nuovo gestore, con i nuovi servizi che magari affronteremo più avanti, e quindi nessun problema, insomma, io sono sempre operativo, quindi non c'è problema, insomma, ad andare sul posto e creare una situazione per dare effettivamente una risposta. Certo, allora quindi quantomeno l'impegno c'è, quindi siamo contenti di questo. Ecco, una tematica che ha sollevato l'assessore è quella che riguarda, insomma, l'ingresso di questa nuova gestione nel trasporto pubblico toscano e quindi anche aretino. Tornerei da Nicchi per chiedergli, ecco, anche come sta andando, nonostante sia stato un periodo non facile per quanto riguarda anche la gestione proprio delle varie corse degli auto a fronte di tante quarantene, di tanti isolamenti dei conducenti. Sì, nonostante, ecco, il Covid, diciamo che la provincia di Arezzo è una, diciamo, tra quelle che non ha avuto le maggiori, diciamo, tragicità, perché abbiamo cercato di coprire tutte le corse e quindi per l'utenza non c'è stato nessun disservizio. Rispetto alle altre province in cui le corse sono saltate, quindi non è stato garantito il servizio. Però per Arezzo diciamo che è stata un'isola felice da questo punto di vista. Ecco, dal punto di vista, ecco, più della gestione anche di nuovi biglietti, nuovi abbonamenti, le persone, ecco, sono riuscite a come dire, stare al passo con questo cambiamento? Sì, diciamo di sì, la difficoltà è stata quando siamo entrati dal 1° di novembre, poi le cose piano piano sono andate scemando e quindi siamo tornati alla regolarità. Bene, bene, allora noi abbiamo fatto un po' il punto anche su questo altro versante, quindi ringraziamo i nostri ospiti di questo spazio, il dirigente, uno dei dirigenti di Autolinee Toscane per quanto riguarda la provincia di Arezzo, Luca Nicchi, poi abbiamo l'assessore che è sempre volentieri con noi, come ci ha detto, insomma, lo ringraziamo anche oggi per aver partecipato alla nostra puntata, grazie all'assessore Casi. Noi prendiamo adesso qualche istante di pausa e torniamo con tante altre novità da raccontarvi, tornerà anche la rubrica della ricetta del giorno e poi ci sposteremo anche per parlare di un nuovo servizio, quello della velostazione. A tra poco.